Michele, che esperienza è stata? E anche io credo che una chimica attoriale fra te e Sara Serraiocco, come in altri casi della tua carriera, come c'è stata Isabella Aragonese in 10 inverni, in altri casi sei un grande attore, quindi ok. Però ecco, che cosa è stato per te questo film? Ma hai fatto due esempi che appunto non possono che andare a braccetto, perché la chimica che c'è stata con Sara è bene o male la stessa chimica che è passata con Isabella, e non a caso i due progetti sono stati prodotti dal Centro Sperimentale. Ci tengo a dire questo perché fare un film col Centro Sperimentale significa lavorare tanto, lavorare prima dell'inizio delle riprese, a una preparazione assidua, attenta, impegnativa. Ed è quello che abbiamo fatto con Sara, Marco e Antonia, cioè per diverso tempo prima dell'inizio delle riprese abbiamo cominciato a giocare con la sceneggiatura, a giocare con le scene, e abbiamo continuato a giocare anche durante le riprese. Ed è questa la parte più interessante secondo me del progetto, per chi ha aderito, per chi ci ha lavorato dentro, perché questo non ha fatto altro che farci sentire il film nostro, cioè il film l'ho sentito tanto mio quanto l'ha sentito Antonio, quanto l'ha sentito Daniele, e questo è molto importante, perché dà l'idea di stare tutti nella stessa barca. E che questo avvenga in un progetto prodotto da una scuola, lavorato da allievi, ex allievi, che hanno a che fare appunto ancora con la didattica, quindi con l'insegnamento, con l'apprendimento, è molto importante. È quasi veramente un invito ad altre produzioni, ad altri registi, a lavorare in questo senso qua. Io qualche giorno fa ho incontrato un altro regista con cui stiamo parlando se lavorare insieme oppure no, e lui molto timidamente mi ha chiesto: senti, però abbiamo forse bisogno di fare delle prove, come se fosse un affronto, no? chiedere all'attore di poter provare le scene, cosa che in realtà è la natura del lavoro stesso. E questo nella Ragazza del Mondo si è visto e si vede appunto. Assolutamente, nonostante le ristrettezze di budget e di tempi, il cinema italiano riesce sempre più spesso, forse proprio in questi casi qui di cinema indipendente, a mettere insieme un gruppo che è anche teatrale, nel senso migliore del termine. A proposito di prove, al volo, chi è il tuo personaggio? Il mio personaggio è Libero, un personaggio come quello di Giulia, e quindi quello di Sara, che cerca di emanciparsi, di evolversi, di abbandonare l'idea classica, il cliché del ragazzo di borgata relegato appunto a riempire il serbatoio della microcriminalità. Lui è un ex spacciatore che cerca di rinnovarsi e trova in questo rapporto tra virgolette d'amore con questa ragazza la chiave per poter accedere al centro piuttosto che essere relegato al borgo. Giusto.